seminario sulla conduzione dei gruppi e sugli stili di leadership, organizzato dal Movimento Roosevelt. Io sono Zeltan Lilov, sono socio del movimento da 2 anni, faccio il project manager, lo specialista di organizzazione e formatore a Milano. I miei amici e colleghi si presenteranno di qui a breve. Abbiamo intitolato il seminario Guidare e collaborare per fare e per crescere insieme. Si sente? Sì. Penso che sì. Perché in ogni gruppo c'è qualcuno che guida e qualcuno che segue. Il Movimento Roosevelt è un gruppo formato all'interno da gruppi più piccoli. All'interno di ogni gruppo c'è sempre qualcuno che è chiamato a prendersi la responsabilità, l'onere, il piacere per alcuni, di coordinare le persone che fanno parte del gruppo e di guidarle verso degli obiettivi. Oggi, per esempio, abbiamo costituito un gruppo. È un gruppo che si è costituito pochi minuti fa e che si scioglierà tra circa 3 ore. Quindi ci sono gruppi che durano di più, gruppi che durano di meno. Ci sono però dei meccanismi di funzionamento che sono comuni a tutti i gruppi e che magicamente cominciano a funzionare nell'istante in cui un gruppo si forma, perché le persone percepiscono che il gruppo si è formato. E quindi si innescano tutta una serie di pensieri, di meccanismi di funzionamento che automaticamente fanno agire le persone in determinati modi piuttosto che altri. Tra i formatori di oggi, oltre a me, Alberto Alias e Fiorella Rustici, avrebbe dovuto esserci anche Patrizia Scanu, che è il segretario generale del movimento, la quale ha avuto un imprevisto e quindi si scusa per non essere presente con noi. All'interno dei gruppi può succedere che i risultati non siano sempre quelli che le persone desiderano o quelli che si aspettano, senza dichiarare prima che cosa si aspettano che il gruppo produca. I gruppi non sempre funzionano come ci aspettiamo che facciano o come desideriamo che facciano. E anche a livello emozionale le cose potrebbero non essere sempre come sarebbe ottimale secondo il nostro punto di vista. Quindi oggi lavoreremo su 3 piani. Faremo un po' di teoria, daremo un po' di spiegazioni. Faremo un po' di pratica, perché vogliamo supportarvi adeguatamente affinché ciò che verrà spiegato non sia vostro esclusivo onere mettere in pratica da domani in poi. Vorremmo darvi qualche strumento anche per poter calare efficacemente all'interno della vostra vita ciò di cui si parlerà. Faremo anche un po' di condivisione, perché un gruppo condivide comunque, e se noi pensiamo di non condividere anche soltanto stando zitti, in realtà stiamo già condividendo, perché l'unica cosa che non si può fare in gruppo è non comunicare. Tutti quanti possono pensare di non star comunicando, in realtà stanno comunicando comunque. Quindi tanto vale, l'esperienza insegna, ed è molto più formativo e istruttivo per tutti, che le cose che emergono all'interno di ognuno di noi vengano in realtà poi messe a disposizione anche degli altri, anche perché parlando è un po' diventano più chiare. Ultima cosa, lavoreremo su più piani, perché lavoreremo su un piano più facilmente percepibile con i 5 sensi, parleremo di stili di leadership, poi approfondiremo, quindi ciò che si vede di più con gli occhi del corpo, ciò che possiamo ascoltare di più con le orecchie, oppure percepire anche soltanto con la presenza scenica delle persone, e lavoreremo invece anche su un profilo più profondo, cioè di quello che succede all'interno delle persone a livello mentale. Poi Fiorella Rustici ci spiegherà meglio. Cominciamo con un esercizio che abbiamo chiamato di icebreaking, perché in questo modo saremo più, diciamo così, disponibili e più fluidi nello svolgere le attività della giornata. Semplicemente dovete chiudere gli occhi. La prima cosa che vorrei è che voi sentiate se siete tesi o rilassati. Come il vostro respiro? State respirando con la pancia
State respirando col torace? Riuscite a sentire il battito del vostro cuore? E se sì, com'è? In base a tutte queste sensazioni ed emozioni, cerchiate di capire se avete dei pensieri che vi stanno passando dalla testa. Quando siete pronti potete scrivere. Allora, adesso prendete la vostra carta, la vostra penna e andate a sedervi accanto a qualcuno che non conoscete. Mescolatevi. Allora, mi metto vicino a te. No, non ti puoi presentare, se non c'è. Se non ci riusciamo a fare. Non c'è nuovo. Noi ci conosciamo, io conosco tutti, quasi. Bene, adesso ricominciamo da capo. Adesso però fate un passo in più e cercate di capire se ci sono stati dei cambiamenti rispetto a prima. Adesso vi chiedo di fare appello alla vostra esperienza all'interno dei gruppi, indipendentemente dal ruolo che avete avuto o giocato o che vi è stato richiesto di giocare all'interno di quei gruppi. E come prima cosa vi distribuirò 3 post-it ciascuno, di colore arancio. Vi chiedo di scrivere su ogni post-it una caratteristica positiva che secondo voi il coordinatore o il capo di un gruppo è bene che abbia per essere efficace. Adesso vi chiedo di fare ancora una volta appello alla vostra esperienza personale e di utilizzare con la stessa tecnica un post-it alla volta per descrivere all'interno dei gruppi qualche cosa che non è andato bene, che non vi è piaciuto, che non è stato efficace, un problema, una criticità, anche qui sinteticamente, qualche cosa che non è andato secondo i vostri desideri o aspettative. Perché quelli negativi fanno rosa? Come? Adesso ci sarà una parte di spiegazione teorica che darà Fiorella Rustici. Nel frattempo io e Alberto lavoreremo dietro nel back office per suddividere e aggregare i post-it che voi avete predisposto, quindi ci separiamo. Grazie. Ciao a tutti, io mi chiamo Fiorella Rustici e dal 1978 che studio le leggi delle energie mentali, che io ho chiamato meccaniche mentali. E in realtà le meccaniche mentali sono proprio come funziona la struttura mentale in relazione alla coscienza spirituale. Quindi oggi vi parlerò appunto di qualcosa di importante che riguarda le problematiche che noi possiamo avere durante la comunicazione e durante la comunicazione soprattutto quando siamo in gruppo. Perché magari a tu per tu con una persona riusciamo bene, però quando siamo più di una persona abbiamo problemi. Vediamo un attimino. E per fare questo vorrei partire dal discorso del dal modello del cervello spartito di Parkman-Klein, individua 3 parti del cervello, che poi in realtà sono 3 parti mentali. Perché ogni parte cerebrale fisica ha una parte mentale e a noi ci interessa appunto la parte mentale. La parte mentale quindi che riguarda, prima di tutto noi abbiamo la parte mentale del cervello rettiliano, che è quello più antico rispetto al cervello limbico che è venuto dopo e rispetto alla neocortice che è venuto per ultimo. Quindi abbiamo 3 tipi di menti che riguardano questi 3 tipi di cervelli. Perché è importante conoscere come funzionano? Perché noi da questo possiamo capire da dove derivano le nostre difficoltà e capire come fare per migliorarci. In effetti partiamo dal cervello più antico. Il cervello più antico è il cervello che abbiamo. È importante questo cervello? Sì, è importante per noi, perché cosa fa? Ci aiuta nella sopravvivenza, perché se per esempio noi stiamo vivendo un pericolo, è questa parte del cervello che ci aiuta a reagire e a scappare, oppure a reagire proteggendosi o altro, no? Perché diventa, quando c'è una situazione di pericolo, questa parte del cervello è importante. Però, quindi questa parte qui, se ne guardiamo, riguarda la nutrizione, la lotta, la fuga e la riproduzione. Infatti nella riproduzione gli animali hanno dei periodi ben precisi dove fanno sesso per riprodursi. In realtà questa parte qui del cervello rettiliano la usiamo quando abbiamo delle relazioni solo di sesso, senza amore.
perché allora quando facciamo delle reazioni solo per la sensazione fisica, noi usiamo molto questa parte del cervello che chiamiamo. In questa parte mentale di questo cervello, la cosa importante è che ci sono i modelli, contiene dei modelli specifici, che sono il modello della preda del predatore e di capo branco e del gregario della nostra vita umana. Perché questo cervello qui diventa negativo per noi? Perché nel nostro cervello qui ci sono tutte le memorie degli animali, che va dall'inizio fino a che arriviamo a oggi. Non è che noi utilizziamo solo una parte mentale che riguarda solo quei punti lì. Noi utilizziamo senza saperlo, perché noi ci portiamo dietro questo DNA animale, e questo DNA animale abbiamo questa memoria, queste menti di tutti questi animali che noi nella vita di tutti i giorni le accendiamo a seconda dei modelli che noi usiamo animali, appunto, perché logicamente c'è un perché noi ci ritroviamo ad usare questo tipo di cervello. Però guardiamo un attimino anche gli altri, facciamo un riassunto e capiamo bene cosa possiamo fare. Allora, il cervello limbico è importante, secondo il cervello che è stato strutturato, perché? Perché ci permette di adattarci alla vita. Però è anche il cervello mammifero, quello che noi usiamo maggiormente come umani, perché è quella parte che noi ci fa, è l'affetto, l'amore paterno, materno, la protezione della rabbia, della prole, le emozioni di rabbia, di paura, di piacere, eccetera. Perché in effetti questo cervello limbico, se pensate un attimino, è stato usato tantissimo quando è stato usato, hanno fatto le guerre. Perché quando si fanno le guerre, cos'è che succede? Succede che l'amore della patria, la protezione della famiglia, la protezione della prole, quindi, capite? È stato usato molto questa parte qui per attivare il patriottismo, per attivare il fatto che noi vogliamo fare, accettiamo di andare in guerra proprio per la protezione della nostra casa, del nostro lavoro, dei nostri figli, dei nostri genitori, dei nostri amici, eccetera. Quindi vuol dire che quando sono state fatte le guerre, hanno usato questa parte del cervello limbico, che è proprio quello lì che a noi ci fa scattare, perché ci fa entrare in campo proprio, come dire, noi dobbiamo proteggere la nostra specie, ma in realtà dobbiamo proteggere quelli amicali, no? Il cervello limbico è sempre collegato al cervello rettiliano, perché è mammifero, quindi mammifero è la parte animale. E la parte animale ci collega automaticamente alla parte del cervello rettiliano. Questo perché anche logico, perché logicamente se no le guerre non si farebbero, se no le guerre non si farebbero se noi non fossimo collegati al cervello rettiliano, perché quando si fanno le guerre diventiamo cattivi, diventiamo dei predatori e gli altri nemici diventano le prede. Però questo cervello limbico è anche importante perché, oltre a essere collegato al cervello rettiliano, quindi alla mente rettiliana, è collegato anche al cervello della neocorteccia, Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che fa tutta riunione fra queste due parti, e queste due parti sono importanti. Adesso vediamo anche l'altra parte per poi dopo. Quindi noi vediamo che abbiamo la neocorteccia, che è molto sviluppata in noi e che è la sede del linguaggio, dell'autocoscienza, del senso di spazio, tempo e causalità e della creatività, del ragionamento astratto filosofico, scusate. E non vi dico come trema questo come si chiama? Non so se sentite, ma è una roba pazzesca. Quindi, quando la persona vive troppi conflitti emozionali, il cervello lo vive nel cervello limbico, quindi nella parte mammifera. E in questa parte mammifera noi viviamo conflitti emozionali nella vita di tutti i giorni. E quando noi viviamo troppi conflitti emozionali, noi ci stacchiamo
dalla parte più alta della neocorteccia e scendiamo a ramificarci nella parte mentale del cervello rettiliano. Quindi cosa succede? Quando noi abbiamo vissuto dei guerri, siamo discendenti di avi genetici che hanno fatto gli ultimi due guerri mondiali. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che lì ci sono stati molti conflitti di perdita, di la perdita non solo della vita di persone care, ma perdita del lavoro, perdita della casa, perdita della struttura sociale, perdita di tutti i punti stabili che la persona aveva. Quindi dove si era adattata prima la persona non trova più quell'adattamento, deve crearsi un nuovo adattamento. Quindi è chiaro che quando un erede c'è una guerra, i discendenti purtroppo si portano questa problematica, che si ritrovano non più collegati magari come erano prima alla parte della loro corteccia, quella superiore dove c'è la creatività, dove ci sono le parti positive nostre, ma si trova collegato più alla parte animale. Noi discendenti di quel guerra mondiale ci troviamo a soffrire ancora di ciò che è accaduto durante la guerra, perché infatti se voi guardate un attimino anche come si comportano nella politica, voi vedrete gli atteggiamenti di capobranco e gregario, voi vedete gli atteggiamenti di prede e predatore, non sono cambiati, ma questi atteggiamenti li troviamo anche nella scuola, li troviamo nei gruppi anche di amici, li troviamo anche nel rapporto di coppia. Quindi vuol dire che questi modelli che noi ci troviamo come discendenti già ereditati, vuol dire che questi modelli qui sono diventati il nostro pane quotidiano, cioè come noi ragioniamo e come noi viviamo la vita ogni giorno. E in effetti cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi crediamo di parlare alla persona o al gruppo con cui noi ci stiamo scontrando, credendo di essere noi, ma in realtà noi stiamo esprimendo nella nostra vita ciò che hanno vissuto i nostri avi genetici durante la guerra. Quindi cosa è successo? È successo che noi siamo nati purtroppo depauperati da ramificazioni nel nostro cervello della nuova corteccia. E ricordatevi che la neocorteccia è molto importante perché ci permette di collegarci alla coscienza genetica, perché tutti i nostri avi non avevano solo le parti animali, non avevano solo le parti di rabbia, di preda, predatore, ma avevano anche delle parti creative, delle parti più spirituali, che proprio durante le guerre sono state distrutte, sono state depauperate, perché logicamente conflitti di perdita dell'ambiente, di tutto, creano questo tipo di situazione nelle persone che le vivono, ma che poi si trasmettono da discendente a discendente. Quindi capite che noi ci troviamo con una struttura mentale di un certo tipo che ce la troviamo già in eredità, non è che noi ci siamo inventati questa cosa. Purtroppo noi ragioniamo così. E uno se ne può accorgere oppure non può neanche vedersi, perché quando noi siamo dentro il cervello del figlio, dentro questa mente animale, noi non riusciamo mai ad andare in empatia con gli altri, perché non esiste questo significato, questo concetto in questo tipo di mente rettiliana, ma esiste solo preda, predatore, capobranco e gregario. Comando io, tu fai quello che io ti dico, se non lo fai io ti aggredisco, ti attacco, ti distruggo, oppure fai gregario e stai lì fra la pecora, non fai niente, vorresti reagire ma hai paura di reagire perché se no mi uccidono, qui si attaccano. Quando c'è una reazione del genere nella parte della persona che sta usando questo tipo di mente rettiliana, cosa vuol dire quella persona che poi non reagisce alla vita, agli stimoli? Vuol dire che ha memorie di avi che sono morti, che non hanno potuto reagire perché magari pure erano feriti e sono rimasti lì un certo periodo di tempo fino alla morte, perché nessuno è andato a prendere e a portarli in ospedale. Capito cosa voglio dire in questo senso? Quando noi usiamo questa parte di mente, noi non siamo empatici, noi viviamo molto conflitti, ma cosa fa accadere? Fa accadere che quando se noi ci troviamo per fortuna a comunicare con una persona che ha dei modelli animali che possano andare in accordo con i nostri, allora va tutto bene.
Nel senso, se troviamo delle pecore oppure troviamo delle capre, sono bene insieme. Quindi non si scambiano, sono due gregari in questo caso. Quindi fra gregari, se sono compatibili gli animali con gli animali che noi stiamo utilizzando, vuol dire che la comunicazione si manterrà dopo a questo livello. Se anche c'è un capobranco e dei gregari, anche lì la comunicazione, anche se sarà un pochino accesa, però è abbastanza equilibrata. Il problema accade quando ci sono più capobranchi. Più capobranchi con dei gregari si litigano i gregari, perché nella linea animale il capobranco deve essere uno, il maschio deve essere uno e deve avere tutte le femmine del branco. Se c'è un altro capobranco che vuole prendere il posto e fare una guerra tra di loro per diventare io del maschio alfa, capite cosa vuol dire? Quindi voi potete guardare il modello di comunicazione che usate, non sempre, perché noi alterniamo questi modelli di comunicazione e li vediamo anche in atto durante la nostra vita, capendo in quale contesto, in quale mente voi state, in quale mente state lavorando. E correggervi, perché se siete dentro questa mente rutiniana non c'è empatia, non c'è voglia di costruzione, perché ogni volta che voi volete portare avanti un progetto, ma se siete dentro questa mente rutiniana, ricordatevi che i progetti non vanno avanti, perché ci sono gli scontri se ci sono più capobranchi, ok? Quindi non dovete meravigliare, se vedete, dovete osservarvi e vedere che tipo di atteggiamento avete. Perché se usate l'atteggiamento animale dovete stare attenti a ritornare in un altro tipo di mente. In effetti, se noi torniamo alla mente del cervello limbico, è una mente del mammifero, abbiamo detto. Quindi vuol dire che anche qua, siccome è collegato alla mente rettiliana, è chiaro che ci possono essere dei conflitti. In effetti, nei rapporti di coppia, quando ci sono i figli, ci sono anche molti conflitti. Molto spesso quali sono i conflitti? I conflitti sull'educazione, perché la madre vuole in un modo, deve educare i figli in un modo, il padre in un altro. Non so quanti di voi hanno figli e se avete osservato questa situazione. Poi, se uno dei due fa il capobranco e anche l'altro vuole avere ragione perché vuole educare il suo, anche lui i figli o lei i figli, è chiaro che ci sono degli scontri. Però quando noi usiamo il cervello limbico, quindi la parte mentale di questo cervello, noi abbiamo anche delle situazioni di affettività. Possiamo provare piacere a stare con una persona, possiamo provare piacere a parlare con una persona, proviamo affetto, simpatia, ci fa piacere mangiare insieme, ci fa piacere anche avere dei rapporti di coppia, eccetera, anche dei rapporti di lavoro. Però dobbiamo sempre stare attenti che quando usiamo questo tipo di mente limbica, che è sempre collegata alla parte rettiliana. Quindi bisogna stare attenti quando vediamo dei conflitti, perché quando noi vediamo dei conflitti, la reazione che possiamo avere da questi conflitti è proprio ci fa capire che tipo di animale stiamo utilizzando. Perché se io sto utilizzando un alligatore, mangio l'animale che c'è addosso alla persona. Tutto nella non apparenza, perché noi con gli occhi vediamo solo una realtà, ma se noi non osservassimo alla morte, per esempio, quando non funziona più il nostro cervello, quindi queste tre menti non funzionano più, noi vediamo delle realtà che diventano apparenti per noi, però nella vita noi non le vediamo, che ci sconvolgiamo perché vediamo questa parte animale che prima non vedevamo, però lo sappiamo. Perché quando qualcuno ci attacca, dice guarda, quello lì mi ha distrutto, mi ha fatto a pezzi. Ma perché uno deve dire mi ha fatto a pezzi? E poi che cosa ha fatto a pezzi? Certo l'ha fatto a pezzi qualcosa, perché in apparenza magari è arrabbiato. Ma che energia ha usato? Che animale ha usato che possa andare dentro gli altri animali della persona? È per questo che dopo uno si sente a pezzi, uno si sente che è distrutto perché è stato prosciugato energeticamente. Quindi noi dobbiamo valutare che noi non esiste solo l'apparenza, tutta energia, tutta vibrazione. Noi vediamo questa apparenza qua perché abbiamo un cervello di questo tipo, abbiamo una mente di questo tipo che ci permette di vedere in un certo modo. Però ci sono tantissime altre energie
che vivono insieme a noi. Perché se andiamo in un posto magari ci viene mal di testa e poi se ci spostiamo da quel postolino ci viene più? Che cosa c'era? In apparenza magari non c'è niente. Ma se noi andassimo a vedere con gli occhi della coscienza, troveremo magari lì che c'è qualche cosa. Dice, ma come? Sono in un bosco, sto benissimo. Poi arrivo dentro, cammino, mi sento male. Mi sento oppresso da qualcosa. Magari c'è stata una battaglia, ci sono morte delle persone. Ci sono quelle memorie lì registrate. C'è quel tipo di energia che noi percepiamo. Ricordate che la prima forma di energia, di comunicazione, è energetica. Quando noi ci avviciniamo a una persona, noi già percepiamo la persona, cosa sta portando dietro. E in effetti, magari siamo contenti, ci avviciniamo alla persona e questa persona improvvisamente, mentre ci avviciniamo, ci sentiamo giù di tono. Cioè perdiamo quella donna, come mai? Se io prima stavo bene, ero gioioso, avevo voglia di comunicare, poi mi avvicino a questa persona e vado giù di tono, non ho più voglia di comunicare. Non serve dipendere da noi, noi stiamo percependo. Dobbiamo fare differenziazione tra ciò che percepiamo negli altri e ciò che siamo noi. Perché se noi non conosciamo come funziona la mente, noi facciamo tutto nostro. Quindi cosa succede? Che quando la persona va per parlare con l'altro non parla più a suo livello gioioso, ma parla a livello depresso e va in empatia completamente con la persona. Non so se vi è capitata questa cosa, ma sicuramente vi sarà capitata. Oppure non so, andate in ufficio postale e siete tranquilli, poi mettete lì fermi su aspettare e vi viene un nervoso della Madonna. E poi dopo arrivate dalla persona a cui dovete pagare il bollettino e vi arrabbiate con questa persona senza che ci sia un'evidenza. Però cosa è successo lì? Noi abbiamo percepito qualche cosa che era registrato lì dove avevamo piedi, perché anche attraverso i piedi noi percepiamo l'ambiente, noi abbiamo le percezioni, che poi uno si renda conto o no e che le voglia vedere o no, però ce l'abbiamo e reagiamo a queste percezioni. Logicamente, avendo un DNA animale, le percezioni sono, perché gli animali percepiscono molto, loro sentono prima se c'è un terremoto, loro si accorgono subito se c'è qualcosa nella stanza, ma niente, capite? Quindi noi abbiamo degli istinti animali di percezione che però non riconosciamo e non facciamo tesoro di questa cosa. Quindi anche quando noi ci troviamo poi a parlare in gruppo, dobbiamo valutare bene il gruppo che abbiamo e dobbiamo stare attenti a non confondersi con le emozioni, le sensazioni e il pensiero del gruppo, perché se no il gruppo ci fa adattare a loro. E quindi se noi vogliamo portare avanti un'idea, uno scopo, se noi ci adattiamo al gruppo, è il gruppo che decide, è il gruppo che non sta, che si amalgama a questa cosa e ci tira su. Quindi cosa vuol dire questo? Non c'è più un capo, non c'è più l'idea che deve essere realizzata insieme al gruppo, non c'è più il mago, per capirci, che fa creare la creazione e la fa diventare reale, perché il gruppo gliel'ha presa, gliel'ha abbassata, gliel'ha messa a un livello più basso. Perché chi ha avuto l'idea, chi ha portato avanti uno scopo, in quel momento è l'ideatore, in quel momento è mago, che deve portare avanti questa idea. Gli altri si aggregano e sono d'accordo su questa idea, ma non sono l'ideatore. Quindi vuol dire che l'ideatore sta usando la neocorteccia collegata alla parte di coscienza creativa che fa tirare fuori queste idee, questi scopi diversi. Gli altri, bisogna vedere il gruppo, non essendo loro gli ideatori, a che livello portano questa creazione. Per questo si fa tanto fatica a portare avanti uno scopo, a portare avanti un gruppo, perché non tutti sono allo stesso livello di visione, di energia. Perché se io sto ascoltando e sto
valutando che quello lì mi sta antipatico perché è presuntuoso, perché è egoico, perché qui, perché là, perché non mi piace la sua voce, non mi piace come è vestito, eccetera. Capite che io sto depauperando di energia questa cazione che io voglio, che qualcuno vuole mettere e farla avverare, capite? Quindi è molto importante questo concetto da tenere presente. Noi dobbiamo, chi è il creatore che sta portando avanti il concetto, deve fare sempre differenziazione fra ciò che è lui e ciò che è il gruppo. Il gruppo deve partecipare e in questo modo, se il creatore rimane alto, porterà il gruppo a ragionare con la neurofigia e non con il cervello limbico, quindi con la mente limbica e quella rettiliana. Quando invece succede un casino nel gruppo, c'è un problema anche del creatore di questa idea, perché in qualche modo non si è accorto o c'è qualcosa che non va nel gruppo, quindi bisogna sistemare. Questo vale anche nelle comunicazioni che fate a due, ma nei gruppi è molto evidente questa cosa, basta guardare i politici, come si comportano. E noi abbiamo l'evidenza di quello che succede, e sarete accorti, no? E poi anche voi, quante volte magari volete dire qualche cosa, anche nel gruppo di amici, e poi invece gli amici cominciano a parlare di un'altra cosa, di un'altra cosa, e nessuno vi ascolta. Da che punto è partita la vostra comunicazione? Da gregario? Dal mammifero che chiede, che vuole essere accettato per quello che sta dicendo? Oppure dalla parte della neocorteccia che è collegata alla vostra coscienza che vuole star dicendo qualche cosa, star comunicando qualche cosa? Mi seguite? Ok. Quindi è molto importante questa parte della neocorteccia. Che ci portiamo dietro come bagaglio già il nostro concepimento e verrà attivata nella nostra vita a secondo di ciò che noi viviamo. Quindi è anche di ciò che noi stiamo portando avanti dei nostri modelli animali. Noi abbiamo, purtroppo siamo una specie umana e stiamo lavorando per diventare una specie umana, spirituale. Perché questo è il nostro modo. Noi dobbiamo smettere di usare il cervello rettiliano in modo spropositato, così come viene usato adesso. Perché non siamo così noi, ma abbiamo una scintilla divina e dobbiamo avere la fortezza di svilupparla, proteggerla, riscoprirla e non permettere a niente, a nessuno, compreso tutte le memorie che abbiamo dentro di noi, di distruggerla. Quindi la coscienza genetica è quella parte dei nostri avi, materni e paterni, che portano in sé il vissuto di questi avi. Adesso questo non è il contesto di spiegarvi bene come funziona questa cosa, questo qui è solo l'infarinatura, ma per farvi capire che queste parti di coscienza, una volta che si attivano, aprono il loro storico, come un programma di un computer, tu pigi il tasto, e il tasto apre il vissuto di quell'albero. Però i vissuti sono sempre simili, perché voi capite che noi abbiamo generazioni di avi che hanno fatto la guerra e che vissuto, quando basta prendere uno, si apre il gruppo, perché tutti più o meno hanno vissuto le stesse cose. In effetti noi proviamo e viviamo le stesse emozioni, sensazioni, stati d'animo, ci riconosciamo per queste cose qua. Quindi è chiaro che è importante conoscere che cosa si sta attivando in noi per capire come noi dobbiamo affrontare che cosa la mente ci butta addosso senza che noi ci rendiamo conto. Perché quando si aprono queste memorie genetiche, noi alteriamo la realtà, non vediamo più le persone per quello che sono nella realtà che stiamo vivendo, ma noi la vediamo con gli occhi delle memorie che si sono aperte. Quindi noi crediamo di vivere la vita noi, di stare comunicando, che stiamo vedendo le persone per quello che sono, ma non è vero, perché la mente, mentre noi stiamo credendo di fare questo, ci fa vedere per lei
vede la persona magari come il bisnonno o il disabolo che si comportava in un certo modo. Quindi cosa succede? A seconda delle memorie di questo disabolo, noi reagiamo con quella persona in maniera uguale a queste memorie, senza sapere che noi stiamo portando avanti un vissuto genetico che non è il presente. Il problema di queste memorie genetiche è questo: noi non siamo più lucidi e in effetti noi perdiamo di lucidità quando si attivano questo tipo di memorie. Non vediamo più la persona per quello che è e figuriamoci in un gruppo quanti tipi di memorie genetiche si attivano senza che noi ce ne rendiamo conto. E ogni memoria genetica apre lo storico degli animali che anche sono stati usati da quest'anno genetici. Capite qual è il problema? Cioè, noi non usiamo soltanto la parte di memoria, ma usiamo anche la parte di animali, perché abbiamo degli animali, quindi questa parte viene portata avanti. Però è importante, perché nella coscienza genetica c'è anche la parte che ci collega poi a... Vedete, qui c'è la coscienza genetica e poi c'è la parte degli animali che sta sotto. E la parte sotto, perché non è la parte che appartiene al DNA divino, così come è strutturata, perché noi siamo una struttura artificiale composta in un certo modo, si sta parlando di struttura. Quindi una struttura dove gli animali, non essendo evoluti, vanno a depositarsi nella parte sotto. Infatti alla volte c'è questa distinzione fra la parte sopra e la parte sotto, perché? Perché non può andare su una parte animale che non contiene un contenuto di amore, di etica, di giustizia, di responsabilità e scintilla divina, capite? Quindi va nella parte sotto. E questa è la memoria che noi viviamo. Noi non ci rendiamo più conto, viviamo la nostra vita. E quante emozioni e conflitti noi creiamo durante la nostra vita? Ma una coscienza spirituale, secondo voi, vive conflitti? Vivrà delle crisi esistenziali quando si rende conto di come ha vissuto, ma non vive conflitti una coscienza spirituale, ma la parte animale sì, la parte animale vive conflitti emozionali. Infatti noi viviamo come specie animale umana, quindi siamo mammiferi, e quindi come tali, se ci manteniamo a questo livello, è chiaro che noi viviamo una vita piena di conflitti. E a tal punto che siamo talmente identificati in questa cosa che noi giustifichiamo che senza emozioni non siamo umani. Cioè, è assurdo questo. Perché siamo arrivati a dire questo? Perché non abbiamo un esempio diverso. Non abbiamo noi discendenti ancora provato che cosa voglia dire essere delle coscienze spirituali che osservano, decidono quello che è giusto fare, si trovano d'accordo con altre coscienze, persone che hanno una coscienza, sono presenti alla realtà che stanno vivendo e non che stanno credendo di vivere una cosa mentre invece in realtà della mente sono della multidimensione genetica. Capite cosa voglio dire? Nel senso che quando ci sono le coscienze presenti, uno scopo si porta avanti, si discute, si trova delle situazioni che però non fanno mai perdere di vista uno scopo che noi vogliamo ottenere. Questo vuol dire essere degli umani, non animali. Questo vuol dire agire in maniera non animale, perché noi abbiamo queste parti qui e dobbiamo tirarle fuori, mentre invece se noi continuiamo a portare avanti queste memorie genetiche non riusciamo mai a sviluppare, pure se sviluppiamo questa famiglia divina, un attimo dopo facciamo un umanoidi e questa famiglia divina che fa? Viene risucchiata nel mondo animale. È tutta una parte così. Voi capite che questa scintilla divina si è identificata logicamente, si è ritrovata, mescolata in un DNA che non è solo il proprio, e quindi anche una parte mentale, una parte spirituale non è più separata a questi livelli qua, poi altri livelli sì, ma a questi livelli qua di gioco in cui noi stiamo giocando la nostra vita, che poi crediamo di essere giocatori ma in realtà siamo dei giocati, che chiunque ci prende e ci fa fare quello che vuole, noi dobbiamo reagire e usare e crearci una scala di valori, di etica, di giustizia, di responsabilità e portarlo nel nostro gruppo, nelle nostre comunicazioni,
queste caratteristiche, perché queste sono le caratteristiche di un DNA divino, di una parte divina che deve essere sviluppata. E in effetti, se noi guardiamo qua, la coscienza spirituale e divino è qua sopra, neanche qua sotto. Perché nelle coscienze genetiche abbiamo delle situazioni un pochino strane, perché se pensate un attimo, quando noi arriviamo, pensate ad esempio ai nostri avi che hanno fatto la guerra e magari sono stati feriti e hanno vissuto un periodo di premorte dal momento che sono stati feriti fino al momento che muoiono, loro stanno vedendo il fine della loro vita e lo giudicano, perché una caratteristica programmata di queste coscienze genetiche è giudicare il proprio vissuto quando lo veda come spettatore invece di essere solo protagonista. E questo vizio di giudicare ce l'abbiamo tutti, perché è nel programma. Noi non stiamo osservando come faremo una coscienza spirituale che osserva e comprende che cosa c'ha lì la persona. No, noi la giudichiamo secondo gli schemi mentali che abbiamo. Non stiamo osservando la persona per quello che è, gli mettiamo lì una bella figurina di ciò che pensiamo noi, ma non è la realtà. Vediamo i comportamenti animali, vediamo i comportamenti umanoidi, mammiferi, ma non vediamo l'essenza, capite? Quindi queste persone che alla morte vedono il fiume della vita, quando la arrivano a giudicare e vedranno che cosa hanno combinato anche in guerra, che in vita uno si dà mille giustificazioni e motivazioni, ma quando poi arriva la morte c'è la coscienza che si sveglia dal sonno e dice: ma che cavolo ho fatto fino adesso? Ho dormito? E che cosa ho combinato? E si pulisce. Quindi noi in questa parte qua della coscienza genetica abbiamo tante parti di punizioni, delle coscienze che hanno accettato di punirsi come rimedio a ciò che hanno fatto. Quindi non è una vera elevazione spirituale, non so dire. Voglio dire che noi dobbiamo conoscere questa parte mentale e questa parte della coscienza genetica che ci riguarda, e il trampolino da cui dobbiamo partire per sviluppare e arrivare alla divino che è stato messo di situazioni che noi abbiamo vissuto, che i nostri avi hanno vissuto nei secoli. Noi siamo solo i discendenti depauperati di tutto, che devono farsi un mazzo così per poter ricreare qualche cosa di se stessi più autentico. Quindi, quando noi vogliamo ottenere un gruppo, è importante osservare noi come ci stiamo comportando, che tipo di atteggiamento stiamo usando, ma veramente stiamo usando una parte di coscienza spirituale? Veramente stiamo osservando le situazioni con responsabilità, stiamo decidendo le nostre responsabilità, stiamo parlando e comunicando in modo corretto? No, perché magari io mi sto arrabbiando e sto sparando a zero su tutto e tutto. No, perché sto guardando il mio tornaconto, quindi sto guardando il mio orticello, non sto guardando la parte degli altri. Perché il problema di base è che se non c'è la coscienza spirituale presente, la persona non riesce a osservare in macro, ma rimane in micro, in orticello. Questa cosa mi fa star male, quindi colpa tua, questa cosa mi hai trattato male e mi sento offesa. È tutto su di sé. Mentre invece quando c'è una coscienza spirituale, la visione è gli altri, capite? E quando noi vogliamo fare una leadership, vogliamo comunicare al gruppo e stare in un gruppo, noi non dobbiamo guardare noi stessi, noi dobbiamo osservare noi stessi come ci stiamo comportando. Questo sì, e lo dobbiamo fare, è il nostro dovere. Però noi dobbiamo osservare gli altri senza guardare noi. Capite cosa voglio dire? Perché se no, noi portiamo avanti la nostra specie animale, umana, ma non è quello che vogliamo noi. Noi vogliamo veramente anche una politica diversa, ma creata da persone coscienti, non da persone ribambite che stanno lì a fare giochini a cosa, a sviluppare e a potenziare queste memorie animali, perché è quello che stiamo facendo.
facendo altro. Poi uno si può prendere anche in giro, dico no, io faccio questo, faccio quest'altro. No, la realtà dei fatti è questa. Bisogna avere anche il coraggio e l'umiltà di osservarsi e di guardarsi nella propria bruttezza, che poi è la bruttezza genetica. Ricordatevi che noi in realtà siamo qualcosa di diverso, che non abbiamo niente a che fare con questo che stiamo vivendo e dove siamo. Però questa parte divina si è identificata nei vestiti che sta portando e non deve vivere la vita identificata nel proprio vestito, ma deve avere il coraggio di uscire fuori e di osservare e di essere qualcosa di diverso che è tanto tempo che non è più. Questo ci vuole il gruppo, perché e questo è adesso un esercizio che ciascuno di noi fa nella propria vita, quando parla con gli altri, quando parla nel rapporto di coppia, con gli amici, sul lavoro. Questo è l'esercizio, e osservare gli altri, non giudicandoli, ma osservare, ma cosa sta facendo? Ma guarda, sta usando il cervello rettiliano in questo momento. Questa differenziazione è già un percorso, perché ci fa capire che cosa sta accadendo, non che ci andiamo a ficcarci dentro così a testa china senza neanche vedere che cosa sta accadendo. Non esiste. Se noi vogliamo fare delle comunicazioni, vogliamo veramente portare dei cambiamenti, il primo cambiamento deve essere nel nostro modo di essere. Perché i cambiamenti non si fanno se non c'è l'essere, ricordatevelo. Perché l'avere o il fare per avere non è essere. Essere è qualcos'altro. Si parla tanto di amore, ma che amore è se non usiamo l'essere, quella gioia di essere, quella gioia di fare, che poi c'è anche l'avere, ma è la gioia di essere che cambia tutto. Questo è l'importante. È chiaro il concetto? Dimmi. Okay. È un discorso affascinante, solo una su due. Vieni. Dicevo, è un discorso che trovo affascinante, solo un paio di osservazioni. Quando parli di lasciamo depauperati, sì, è un tuo personale giudizio, non è una verità assoluta, perché qualcuno potrebbe dire, beh, lasciamo arricchiti di tutto un bagaglio genetico che viene da migliaia d'anni. Secondo, dobbiamo abbandonare la parte animale perché le voglie, eccetera, eccetera, anche lì è un tuo giudizio, nel senso magari dobbiamo integrare quella parte, cioè se lasciamo così ci sarà un motivo, se no erano degli elementi spirituali scollegati dal resto dell'umanità, e quella è una scelta, non è la modalità unica. Grazie per la domanda. Allora, prima domanda, lasciamo arricchiti. Ma quanti di voi si ricordano e si accorgono quando le memorie genetiche sono in atto? Quanti di voi si accorgono di ripetere il modello del padre, del nonno, della nonna, dello zio, del fratello? O di stare a ripetere in qualche cosa che non è vostro? Allora, la mente genetica, in effetti noi abbiamo delle abilità, delle bellezze e delle bruttezze. In effetti noi riusciamo a fare delle cose che magari non abbiamo mai fatto, e questa è la bellezza della nostra genetica. Ma la bruttezza, quella parte depauperata, è la parte spirituale che noi abbiamo perso nella nostra vita, questa divinità, questa essenza che ci fa essere, che ci fa essere presente, che ci fa amare, che ci fa provare gioia a un livello più alto, che non è l'affetto, per intenderci. Quindi il discorso è che noi lasciamo depauperati, e non è una cosa costruttiva e positiva tutta questa mente genetica per il fatto che noi non facciamo differenziazione, non ci rendiamo conto. È l'incoscienza che rende questa parte qua non positiva, perché se la nostra anima fosse sveglia e fosse presente sempre, allora potrebbe sarebbe una cosa positiva per noi, perché certi errori non le faremmo. Potremmo utilizzare delle conoscenze genetiche dei nostri avi che ci farebbero risolvere consapevolmente delle situazioni che non vanno. In questo senso qui io lo sto dicendo, capito? Per il fatto che noi non ne siamo coscienti. Poi questo qui logicamente è un mio pensiero.
ricerca. Io ti sto proponendo quello che sto, che ho studiato fino adesso. L'altra domanda, scusa, qual era? Dobbiamo abbandonare gli istinti animali o integrarli? Allora, noi dobbiamo prendere degli istinti animali la parte positiva, perché noi dobbiamo uscire dalla logica di preda e predatore. Che vuol dire positivo? Positivo nel senso che gli animali hanno un tipo di dare amore, per esempio, che non hanno limiti. Nel senso, tu li puoi anche trattare male, però ti amano lo stesso. Quindi hanno questa capacità di amare che noi l'abbiamo persa un pochino, in questo senso. Poi magari loro istintivamente sentano, per portare una cosa sul pratico, sentono magari il terremoto e potrebbero salvarti la vita e noi invece non ce ne accorgiamo. A parte che certi animali domestici sono un pochino, anche loro hanno perso un pochino questi istinti, però la maggior parte di loro hanno ancora questi istinti. Poi la capacità di vedere delle cose che stanno capitando, magari tu entri in una stanza e ti viene benedetti così perché c'è qualcosa che non va, loro magari lo vedono e tu entri dentro, guardi intorno e dici, ah, non c'è niente qua che mi fa paura, perché devo avere periritti così? E tu metti a tacere questa percezione. In questo senso usare la parte animale e anche, per esempio, se c'è un pericolo, riuscire ad affrontarlo, riuscire a scappare se devi scappare, riuscire ad affrontarlo quando devi affrontare, però deve essere una parte animale collegata alla coscienza e non collegata solo fra la parte limbica e la parte rettiliana. In questo senso, capito? Non in altro senso. Ti ho spiegato quello che intendo io. Ho 300 milioni di obiezioni, però va bene, capisco il discorso. Vabbè, ma tu puoi fare domande, no, no. Grazie. A me piacciono le domande. Io ne ho una. Io dai, ne ho. Vieni. Vengo. Che è registrato. La domanda è questa: coscienza genetica ci ha spiegato adesso delle cose molto soft, però abbastanza significative. Grazie. Abbiamo un bagaglio di coscienza genetica, sì. Ma abbiamo anche un bagaglio di coscienza spirituale. Perfetto, bella domanda anche questa. Allora, noi occidentali abbiamo un po' meno bagaglio di questa parte qui, perché nel tempo, nei secoli, è stata un po' depaperata questa parte qua, perché poi noi siamo reduci da guerre, quindi non è che abbiamo avuto inquisizioni, guerre, dittature, genocidi, quindi diciamo siamo stati un po' depaperati da questo rispetto a certi popoli, ma noi ce l'abbiamo questa parte divina, perché noi abbiamo il segnale divino, abbiamo la scintilla divina e c'è sempre, anche se sommersa. Noi abbiamo la capacità e possiamo sviluppare questa parte qua, ma ce l'abbiamo, noi proprio nella struttura ce l'abbiamo questa parte qua. Certo non è, per esempio se tu vai in India, loro ci sono tante persone che ancora che non fanno più, che non si danno più da fare nella spiritualità, ma c'è ancora molta spiritualità, si sente già anche dall'energia, perché loro lo sanno che sono una parte divina, noi facciamo fatica a volte, noi andiamo al cimitero a portare la roba nelle tombe dove ci sono proprio putrefazioni, è la parte di anima che è salita dove la mettiamo, cioè capite, loro lo sanno che c'è fuori l'anima, che c'è fuori lo spirito e non solo quella parte lì, no, noi abbiamo il cimitero, capite, assurdità. Noi stiamo lì a piangere invece di dare amore a queste parti di anima che hanno bisogno invece, che stanno salendo. Cioè abbiamo invertito tutte le cose, però sì, ce l'abbiamo nella parte spirituale. Altre domande? Scusa, forse la mia domanda è fuori luogo perché non mi sento bene, capito? E la insonorizzazione è perfetta e quindi volevo sapere se quello che chiami memoria genetica si può chiamare memoria storica, storica della famiglia, storica dell'educazione. È tutto questa cosa qua, perché nelle memorie genetiche ci abbiamo la storia, in effetti queste coscienze genetiche portano in se stesse la storia, lo storico genetico di quell'ago a cui sono appartenuti, da cui sono usciti. Quindi sì. C'è l'educazione del momento, del periodo che hanno vissuto questi avi,
c'è la cultura che c'era, la spiritualità che hanno sviluppato o non hanno sviluppato, e tutto quello che è stato nel vissuto, certo. Penso come richiama la memoria storica. Ma va bene, chiama la memoria storica, però è così, è la memoria genetica storica, è la nostra storia di questa struttura qua. C'era anche un'altra persona. Faccio io. Quando hai detto prima che chi usa il campo, tra virgolette, usa la coscienza genetica, cioè la mente, non ricordo il termine che hai utilizzato, quella alta, e però la neocorteccia, però va a confrontarsi con un lupo e quindi deve stare attento a non essere trascinato verso il basso dal lupo. Ma se questo succede, come fare a recuperare? Nel senso che cosa deve scendere a livello di istinti animali e quindi diventare un capogruppo a quel punto per poter recuperare e salire? E un'altra cosa, ieri ho citato così l'epigenetica, no? Quindi la coscienza genetica secondo me è quella che ieri ho citato come epigenetica, perché in realtà i geni sono mappati, quindi sono fissi, quindi quelli non cambiano. Ecco il famoso DNA spazzatura, cioè che sta intorno all'elica del DNA, che viene modificato continuamente e può essere plasmato. Quindi io vedo molto di questa coscienza genetica in quel che viene definita ora epigenetica. Sì, c'è anche quello, perché logicamente la coscienza genetica sia uno strato più alto rispetto alla parte fisica. Sta parlando di una parte più, uno strato più alto, mentale. Quindi, però sì, giusto. Riguardo invece l'altra domanda che tu mi hai fatto. La prima è il capo, come fare? Vero. Allora, prima di tutto non dobbiamo scendere nella parte rettiliana e fare il capo branco, essere aggressivo per riprendere il controllo. No, prima di tutto uno si deve domandare che cosa è successo. La prima domanda che uno si deve fare: che cosa è accaduto che mi ritrovo in questa situazione, magari sono confuso, non ho più le idee chiare come prima. Non mi stanno ascoltando più le persone, si fa una pausa magari, se possibile, e poi dopo bisogna ripristinarsi, bisogna lì, equilibrarsi, mettersi in equilibrio e ritrovare il nostro scopo, quindi bisogna rimettere lì la nostra comunicazione e tenerla di ferma, perché noi non dobbiamo, se qualcuno ci dice A, scendere A, dobbiamo ascoltare che cosa ci sta dicendo A, però mantenendo sempre il nostro scopo alto, e vedere se questo A può andare bene nello scopo che dobbiamo portare avanti nel gruppo, perché non è uno scopo a uno, cioè uno a uno, ma è uno scopo macro, no? Quindi bisogna assolutamente tenere lo scopo alto e vedere se quell'A o quel B o quel C che ci viene detto si può inserire nel nostro scopo e vedere come farlo lavorare, se va bene. Se invece una parte è egoica, oppure di capogruppo che vuole prendere possesso dell'A, è lì che bisogna maneggiare, non attaccando usando la parte animale, perché se no tiriamo giù, perché la parte animale nel momento che noi la usiamo ci risucchia questa parte positiva che abbiamo messo, ci risucchia, ce lo mangia questo scopo, capito? Perché se fate caso quando succede queste cose qui, come vi sentite dopo? Vi sentite che non avete più quella brillantezza di prima, è successo qualche cosa a livello energetico. Quindi è molto importante questo, fare questa cosa qui, tenere lo scopo quando tu senti che l'hai perso, rimetterlo lì e tenerlo sempre presente e non permettere a niente, a nessuno e soprattutto a te di cadere nelle memorie di basse, cioè la parte animale. E sta qui il mantenere la memoria. È un esercizio, non si lascia imparati, si sta imparando tutti anche a fare politici in modo diverso. Quindi dobbiamo imparare anche ad osservarci e a capire anche come fare per migliorare noi stessi in questo senso. Quindi tu prova a fare così, vedi se riesci. L'importante è mantenere, perdiamo lo scopo, lo rimettiamo lì e lo manteniamo lì. Quando noi vogliamo ottenere qualcosa, che cosa facciamo? Mettiamogli una cosa e non permettiamo a niente, a nessuno di buttarla giù. E noi raggiungiamo lo scopo, giusto? Lo facciamo su delle cose e lo dobbiamo fare anche nelle comunicazioni. Dobbiamo essere anche malleabili di capire se quello che ci viene detto dall'altro, dalle altre persone, è compatibile e spiegare quando non è compatibile, mantenendo sempre il livello alto. Perché se noi cominciamo a parlare fra animali, capite che
Il problema è se già distrutta la comunicazione, e questo va anche nei rapporti di coppia, d'amicizia, in tutte le situazioni. Domande? Se puoi girare la telecamera, come mi sono rimanere seduto. Non c'è. Allora, io non ho tanto domande, ho un'osservazione di metodo da fare, cioè a me è piaciuto molto questi ragionamenti di Fiorella che ho imparato ad apprezzare nel tempo, ma deve essere chiara una cosa: il movimento Roosevelt è un movimento laico, quindi non dà per scontata né che esista lo spirito, la materia, che diciamo che questa narrazione sia vera nel parlare dell'ente umano, dello sfondo anche cosmologico su cui si staglierebbe questa figura umana. Il movimento Roosevelt non assume nessuna precisa narrazione religiosa, filosofica, sapienziale, esoterica. Il movimento Roosevelt però stimola senz'altro il pensiero critico, per cui poiché ognuno di noi può essere l'autore di una Weltanschauung, no? Di una visione del mondo, e il lavoro di questo seminario era riflettere su come si costruisce e si rafforza una leadership, su come ci si rende in grado di gestire un gruppo, su come ci si relaziona agli altri intorno a un gruppo, ho ritenuto che la narrazione di Fiorella fosse molto efficace da questo punto di vista. Ma questo non significa che voi dobbiate sposare quella che è la sua visione antropologica, no? Questo seminario verrà diffuso proprio per il suo pregio, e non è che noi come movimento Roosevelt proponiamo questa visione del mondo, semplicemente non ne proponiamo alcuna dal punto di vista anche della profondità in cui è andata Fiorella. Fiorella ha ragionato in termini che potremmo definire gnosticheggianti, nel senso ha parlato di una scintilla divina. E le narrazioni gnostiche sono molto affascinanti. Lo gnosticismo è una tradizione variamente declinata, molto affascinante. E questo naturalmente può accendere in voi anche il desiderio di approfondire, anche con Fiorella, quella che è la sua narrazione, quella che è una metodologia, Fiorella Rustici, che si sta impegnando in diverse cose per il movimento Roosevelt, ha una sua storia, ha un suo percorso che è un percorso teso a valorizzare la nostra umanità secondo certi principi, secondo certe teorie che sono le sue e che rimangono valide a prescindere da ciò che uno sposa e accetta o non accetta dell'intero piano narrativo, no? C'è un'efficacia pratica anche di certe cose, al di là dei presupposti teorici che vengono offerti. Ecco, quindi fatte queste premesse, io credo che oggi, finora, e ancora abbiamo da ascoltare, abbiamo sentito delle cose che sono molto utili anche per un movimento che, mantenendo appunto un orizzonte agnostico su tutta una serie di questioni, però dice, guardate, cerchiamo anche nella politica e nella cultura, dove noi rivolgiamo il nostro focus, di essere consapevoli di noi stessi prima ancora di poter proporre, no, dei cambiamenti agli altri. Se noi non siamo capaci di consapevolezza, di governare le nostre componenti diverse, perché non se l'ha inventata Fiorella le componenti della mente, no? Ci sono studi evidentemente su diversi strati del cervello che vengono da lontano, lei l'ha inserito questo discorso molto affascinante, ma questi sono dati oggettivi, che noi abbiamo componenti diverse e dobbiamo gestirle, conoscerle, e non le conosciamo spesso, anzi le persone nel confronto politico davvero
talvolta sembra di osservare degli animali ottusi e inconsapevoli che si prendono a cornate, no? oppure osservare anche, no, le dinamiche meno pregevoli dei mammiferi, tutto quel retaggio anche di paure, no? Ecco, noi dobbiamo fare uno sforzo di comunque laico di conoscere noi stessi, di proporre agli altri un modello che sia razionale. In questo senso, se anche rispetto all'obiezione che faceva prima, un'obiezione intelligente che faceva prima Eleonora, approdare alla dimensione della corteccia, per così dire, no? E quindi che in termini cosmologici, antropologici, dentro la narrazione specifica di Fiorella ha delle conseguenze che uno può non condividere, ma significa depurarci di una serie di cose e approdare ad una razionalità, che è ciò di cui ha bisogno chiaramente una comunità politica. Nella comunità politica la manipolazione avviene quando si abbandona la razionalità. Fu proprio Franklin Delano Roosevelt, insieme a Gallup, quando altri cercarono di manipolare il consenso basandosi su elementi emotivi, no? Era il nipote di Sigmund Freud, Bernays, no? Che sostanzialmente, pagato con molti milioni di dollari, creò i primi uffici stampa. Nascono così i primi uffici stampa, contro Franklin Delano Roosevelt, per mobilitare l'opinione pubblica americana, facendo pensare che la cifra caratteristica degli Stati Uniti fosse soltanto l'individualismo, che nella competizione individualistica, no, aveva prodotto questa grande nazione, e quindi occorreva evitare qualunque momento pubblico di intervento nella sfera privata dell'economia, perché questo avrebbe mortificato l'essenza stessa dell'essere americani, che coincideva con questo individualismo competitivo. Non è che Franklin Delano Roosevelt, come magari stavano facendo altri dittatori, intendeva in quel momento storico, intendeva impedire la libera espressione dell'individuo anche nell'economia, ma Franklin Delano Roosevelt e i suoi collaboratori volevano che ci fosse, tra i valori americani, ci fossero i valori della Costituzione. Il diritto alla felicità non poteva essere concreto senza che qualcuno nella sfera pubblica si preoccupasse di aggiungere alla competizione la cooperazione, il supporto, l'integrazione, l'aiuto, la solidarietà, la preoccupazione per i più deboli, no? Ecco. E quindi con Gallup e con altri fece in modo, invece che puntare sull'emotività, così come era convinto il brillantissimo nipote di Freud nell'impostare le sue campagne, cercò di spiegare razionalmente quello che davvero il governo stava cercando di fare. Essere razionali non significa rinunciare all'emotività o alla parte animale. Essere razionali significa, come raccontava già Platone, prendere in mano la parte emotiva, la parte mammifera, se vogliamo, e la parte rettiliana, no? E come dei sapienti aurighi, condurle, queste parti, dove vogliamo noi, secondo un progetto costruttivo. Ecco, quindi vorrei dire, dubitate di qualunque impostazione o anche parola di Fiorella, ma cercate di cogliere, no, l'aspetto sottile e utile di tutto questo che abbiamo ascoltato e che ancora ascolteremo. Grazie. Io e Alberto abbiamo fatto un lavoro di suddivisione dei post-it, che sono più di 70, che voi avete scritto prima. Partiamo dagli aspetti non costruttivi che avete riscontrato nella vostra esperienza di partecipazione ai gruppi. Nonostante i post-it siano davvero tanti, possono essere aggregati per aree tematiche, alcune delle quali sono parecchio popolate.
Tant'è vero che in alcuni abbiamo addirittura dovuto mettere uno sopra l'altro perché erano veramente molto molto simili. La prima area di criticità o di non soddisfazione all'interno dei gruppi è, se vogliamo, quella della confusione. Cioè le persone rilevano mancanza di chiarezza. Mancanza di chiarezza su che cosa? Può essere sugli obiettivi, sui ruoli, sui compiti, sulle attività, sulle regole, sulle priorità da dare, sui valori, sulle finalità, sulle idee. Quindi le persone non percepiscono, una delle più grandi criticità è non c'è chiarezza su diversi aspetti. Un altro elemento molto ricorrente è la presenza dell'ego del coordinatore o del leader, quindi che può essere narcisista, egocentrico, può essere presuntuoso, può avere degli interessi personali, può essere autoreferenziale, può far prevalere il suo desiderio di potere e di dominio, può essere impositivo, può essere autoritario, vediamo se c'è qualcos'altro, può mettere degli interessi personali, può difendere una persona piuttosto che un'altra all'interno del gruppo, anche questa è una caratteristica dell'ego. Poi abbiamo il terzo tema più grosso, è quello della comunicazione. La comunicazione non funziona, c'è mancanza di sintesi, la comunicazione è definita genericamente non efficace, addirittura qualcuno dice pessima, mancanza di confronto, mancanza di attenzione, che è comunque un elemento della comunicazione, la noia, ostilità, e poi tutto il corollario della comunicazione non efficace, cioè la parte dei conflitti, mancanza di empatia e in generale il fluido all'interno del gruppo che non funziona quando addirittura ci sono dei momenti di rottura. La mancanza di ascolto, che comunque è collegata alla comunicazione, perché una buona comunicazione presuppone un buon ascolto. La prima comunicazione è ascoltare chi sia di fronte. Poi c'è una miscellanea di caratteristiche personali, vedete, mentre queste sono molto numerose, ce ne sono altre che sono non meno importanti, anche se ricorrono con minore frequenza. Innanzitutto, una certa frequenza c'è sulla rigidità e l'eccesso di controllo, quindi la mancanza di approccio flessibile alle persone e alle situazioni. Poi c'è qualcuno che dice mancanza di responsabilità, mancanza di trasparenza, mancanza di coerenza, mancanza di concretezza, mancanza di disponibilità, incompetenza. Vedremo che alcuni temi, per esempio, sulla parte negativa sono pochi, sulla parte positiva invece sono molto più numerosi. Quindi adesso vedremo la parte complementare al lavoro che avete fatto, cioè questi sono gli aspetti che vi hanno convinto di meno, che vi hanno creato disagio o difficoltà. Adesso vedremo invece quali sono gli elementi che nella vostra esperienza hanno funzionato meglio. E poi faremo un lavoro di parallelismo tra ciò che voi avete creato attraverso questo vostro contributo e quello che chiamiamola dottrina organizzativa sulla leadership ha sintetizzato. Sulla leadership sono stati scritti non fiumi, oceani di inchiostro. Quindi necessariamente oggi faremo una sintesi. Io vi presenterò 5 tipi di leadership che naturalmente, almeno dal mio punto di vista, servono, hanno uno scopo didattico, quindi non dovete prenderli come verità assoluta, come compartimenti stagni. Soprattutto le caratteristiche della leadership che vedremo non sono sempre così definite da persona a persona. Non c'è una persona che ha quelle caratteristiche di leadership e soltanto quelle. Più spesso ogni leader ha una miscellanea di caratteristiche al proprio interno, ce ne sono alcune che prevalgono e quindi questo può aiutarci a caratterizzarlo in un modo piuttosto che in un altro. Non c'è in assoluto una leadership positiva e in assoluto una leadership negativa, tutti quanti hanno dei pro e dei contro. Vedremo anche che ci si può lavorare su, ci sono delle caratteristiche innate che sono le nostre attitudini e poi con il percorso professionale di vita si può fare un'evoluzione. Grazie ad Alberto che nel frattempo ha portato il secondo foto, che è di dimensioni ragguardevoli. Sull'aspetto così
Ciò che emerge è innanzitutto la parte di competenza. Qui non li vedete forse, ma sono tanti i post che dicono deve saper fare. Sono moltissimi posti anche sulla parte di capacità di convincere, di trascinare, leadership, la forza, il carisma, la sicurezza, che è comunque parente, la capacità di coordinamento. Questo fa il contraltare rispetto alla confusione. Coordinamento migliore, cioè più efficace, uguale minore confusione. La capacità di ascoltare, di essere empatici e di ascoltare, anche qui i posti sono davvero numerosi. La capacità di infondere fiducia, sono diversi. La capacità di interagire e di comunicare. E poi abbiamo alcuni tratti della personalità. L'umiltà, la disponibilità, l'equilibrio. Poi, allora, questa suddivisione può essere rivista e rifatta, non è rigida. Potremmo aggregarli anche secondo direttrici diverse. Ci dà un'idea del fatto che rispetto a 70 rotti post-it i temi ricorrenti spesso sono gli stessi. C'è poi un piccolo ma significativo e significativo capitolo sulla coerenza e la giustizia, essere equi nell'applicazione delle sanzioni e delle gratificazioni, essere di esempio, avere etica e correttezza. E poi il capitolo della responsabilità. So che se vengo da te mi posso aspettare determinate cose, perché sei collaborativo, perché sei affidabile, perché ti prendi cura e rispondi tu in prima persona di quello che fai. Essere responsabile vuol dire abile a rispondere. Quindi abbiamo un capitolo che riguarda la competenza, uno che riguarda l'affidabilità, l'altro che riguarda la sincerità, perché qualcuno ha anche scritto la trasparenza. Adesso osserverete che ciò che è emerso dall'analisi degli studiosi della leadership ha delle caratteristiche molto simili rispetto a quello che voi avete prodotto. Ripeto, queste sono categorizzazioni che hanno uno scopo puramente didattico, poi si integrano. Ne vedremo 5. Leader autoritario. La definizione è colui che utilizza la propria autorità o autorevolezza, se ce l'ha, per nutrirsi del gruppo. Che differenza c'è tra autorità e autorevolezza? L'autorità è qualcosa che viene decisa dall'alto. Quindi c'è un'ufficialità nella posizione, nel ruolo che qualcuno occupa, perché qualcuno, a torto, a ragione, l'ha decisa per lui. Il direttore generale, il presidente, che incarica i suoi vicepresidenti, i suoi primi livelli. Anche qui non c'è una suddivisione netta. L'autorevolezza è il livello di coesione nel fatto che le persone sotto di lui riconoscono il suo ruolo. Quindi l'autorità viene dall'alto, l'autorevolezza è il riconoscimento dal basso. A volte si integrano, non sempre. Uno può avere soltanto autorità, può avere soltanto autorevolezza, può avere un insieme delle due cose. Quando il gruppo gli riconosce quello che sa fare, quello che sta facendo. Perché si dice nutrirsi del gruppo? Perché non è, in linea di massima, uno stile di leadership particolarmente costruttivo. E uno dice, allora perché lo accettiamo? Perché ha comunque, paradossalmente, delle caratteristiche anche positive. Quali sono le caratteristiche positive? Gli aspetti positivi sono che, nei momenti di emergenza o di crisi, è una guida forte che porta la nave lontano dagli scogli. Quindi risolve un problema grosso, ispira sicurezza, consente ai membri del gruppo di liberarsi delle proprie ansie. Non è cosa da poco il fatto di poter prendere una propria ansia e di buttarla di fuori ed essere convinti a torto o ragione che qualcuno se ne farà carico. Per questo viene accettato acriticamente, perché può darsi che gli scogli ci siano, come può darsi che anche non ci siano, però a volte ci sono, e in quel caso lì avere qualcuno che è capace di prendere in mano la situazione, di dire adesso si fa come dico io e di portare la nave di nuovo al largo, può essere molto positivo. C'è sempre un prezzo da pagare, sempre, spesso. Il prezzo da pagare è che il leader di questo tipo, cioè autoritario vuol dire che impone la propria linea agli altri, cioè che la sua autorità viene utilizzata in totale mancanza di condivisione o di democrazia secondo dei contesti. Per cui lui decide e chi si discosta viene sanzionato anche pesantemente.
Non è lui al servizio del gruppo, ma il gruppo al servizio del suo ego e delle sue scelte. Egli si considera l'unico depositario della verità, dà ordini, sanziona chi se ne discosta, decide da solo, scoraggia nel senso che non segue i suggerimenti degli altri. Qual è il risultato sulle altre persone? Che gli altri subiscono passivamente le sue decisioni, perdono lo spirito di iniziativa, diventano passivi, vivono in un clima di tensione, perché ogni volta può arrivare la mannaia, hanno e vedono distrutti la propria creatività, il proprio orgoglio, perché non c'è bisogno né di creatività né di orgoglio della propria capacità di saper fare. Si trovano scarichi di energia, perché? Perché alla fine è il leader che si è nutrito dell'energia del gruppo e non il contrario. Il secondo leader è quello della reazione. Il leader della reazione è colui che privilegia la positività del rapporto interpersonale rispetto ai compiti e agli scopi da raggiungere. Quindi già abbiamo fatto comunque un passo avanti, se vogliamo. Beh, questo qui è uno attento, va bene. Vediamo però il punto. Quali sono i pro? Capisce i bisogni dei membri del gruppo, li aiuta nei momenti di difficoltà. Crea un senso di coesione e di fedeltà al gruppo. Crea un clima di fiducia, di stima e di armonia. Diffonde trasparenza e favorisce la trasmissione delle informazioni. Stimola la partecipazione alle decisioni e assunzione di responsabilità. Ora, mentre io parlo, e anche nei prossimi giorni, credo che siate in grado di mettere in relazione queste caratteristiche, sono ciò che all'inizio ho chiamato quello che appare di più ai cinque sensi, con ciò che vi ha spiegato prima Fiorella. Gli aspetti negativi non sono di poco conto, perché relega in secondo piano gli obiettivi da raggiungere, e non è poco per il capo di un gruppo, perché gli obiettivi in un gruppo sono una cosa molto importante. Può tendere ad accontentarsi di risultati mediocri o inferiori alle attese. Può fallire nel valutare le persone, diventare permissivo, non inquadrando quelle che tendono ad approfittare del suo approccio soft per fini egoistici o opportunistici. Ci sono le persone che approfittano dell'approccio relazionale morbido del leader. Di fatto stiamo dicendo che in questo caso il gruppo può correre seri rischi di fallimento, anche se la persona è inclusiva. L'opposto del leader del compito, anche qui non c'è mai un bianco o un nero, ci sono varie tonalità di grigio, è il leader del compito, privilegia i risultati rispetto all'armonia del gruppo, è quello che ha lo spadone, e tutto ciò che non rientra nelle sue logiche viene tagliato. Gli aspetti positivi sono che definisce gli standard da raggiungere, lo standard è soltanto il suo, le cose si fanno come dice lui o lei, è coscienzioso e puntuale, è affidabile nel proprio lavoro, quindi uno sa che cosa deve fare perché ha l'esempio e sa anche che cosa il leader richiede o si aspetta che le persone facciano. Quali sono gli aspetti negativi? Che pretende solo in base ai propri standard, quindi anche qui la creatività viene sminuita, è poco flessibile e ipercritico, prova a mettere un passo fuori dalla linea che lui ha tracciato e arriva immediatamente a bacchettare. Non è motivatore e deresponsabilizza, perché la parola d'ordine è obbedite a quello che vi dico io. Il finto leader è colui che vorrebbe esserlo o viene incaricato, viene messo lì dall'autorità superiore, ma non ha la sostanza per essere leader, oppure non ha autorevolezza sufficiente, oppure non è per niente, può avere soltanto autorità appunto perché qualcuno l'ha messo lì d'ufficio. Allora, questo è l'unico caso in cui non ci sono aspetti particolarmente positivi, nel senso che ci ho riflettuto parecchio, però direi che non, se volete poi possiamo aprire la discussione, ma direi che non ce ne sono tanti. Infatti l'immagine, scusate, è quella che parla chiaro, quella del pallone gonfiato. Gli aspetti negativi: il gruppo non produce i risultati attesi o voluti, ma sta insieme soltanto per senso dell'autorità o per senso del dovere dei singoli, perché a volte i gruppi vengono cementati soltanto dal fatto che le persone si sacrificano perché devono stare in quel gruppo lì, perché magari ci credono, anche se chi sta facendo il lavoro di coordinamento di guida in realtà non è adatto al ruolo. E poi c'è il leader autorevole e costruttivo, che non è la panacea di tutti i mali, non vuol dire che soltanto qui stanno le caratteristiche positive, perché è legittimato dall'autorevolezza, cioè è riconosciuto, le persone stanno in quel gruppo soprattutto perché lui o lei è lì, ha le caratteristiche positive degli altri stili, quelli del leader del compito, del leader della relazione e anche del leader autoritario,
che è quello che appunto sa prendere in mano la situazione quando serve. Quindi di fatto stiamo dicendo che un insieme delle caratteristiche che abbiamo già visto possono essere fuse all'interno di una persona. Invece chi è? Il superuomo o la superdonna? E infatti gli aspetti positivi sono tanti, perché unisce il compito alla relazione ed è costruttivo, prende energia del gruppo e la restituisce una volta che l'ha armonizzata. Quindi fa un lavoro alchemico, un lavoro evolutivo. Responsabilizza sui risultati le persone, valorizza le iniziative e le idee altrui, rende partecipi delle decisioni, perché le reti neuronali richiedono di essere utilizzate, anche quelle di coloro che non sono capi o coordinatori. Favorisce l'autonomia e la crescita, delega soltanto persone competenti, questo è un aspetto molto importante. Qui la relazione è meno importante. Se qualcuno non è in grado di fare qualcosa, non viene messo in quel ruolo di responsabilità. Rende possibile un clima positivo, complementare, dà l'esempio, semplifica, anticipa, quindi ha una visione, guarda lontano, rompe gli schemi e le barriere. Uno dice, ma ci sono aspetti negativi di una persona così? Certamente sì, perché questo richiede molto impegno da parte dell'interessato. C'è qualcuno che nasce già così, sarà molto duro, sono poche le persone che nascono così. Devono fare un lavoro di evoluzione personale, devono sgrezzare la propria pietra interna per ottenere qualche cosa di diverso. La natura deve essere armonizzata e trasformata in qualcosa di più evoluto. Quindi essere leader a tutto tondo implica un grande lavoro su se stessi, anche a contatto con le persone. E tra l'altro, la prima leadership è quella che si ha nei confronti di se stessi. Quindi a volte i cosiddetti follower, i membri del gruppo, sono le parti positive e negative che abbiamo dentro di noi, che vanno guidati, perché c'è comunque una parte che è più positiva, quella spirituale, che fa da coordinatore, da maestro di tutti gli altri, che sono invitati a seguire. E qui la capacità del leader, cioè della parte spirituale, è non fare confusione tra se stessa e tutto quello che osserva, ma di volta in volta riuscire a ottenere l'indicazione giusta o l'azione giusta. Perché poi se c'è un aspetto che caratterizza i gruppi è che devono agire, cioè questo è il loro compito. Prima Jens ha fatto un bellissimo esempio, ha parlato di meditazione dinamica. Ci si osserva mentre si agisce. C'è una parte consapevole che dall'alto guarda e che dirige tutto quanto il corpo. Allora, in generale, qualsiasi tipo di leadership ha comunque un aspetto oscuro, che è quello della manipolazione. Qui l'immagine che ho scelto è quella del pifferaio. E vi porto una citazione di uno che di cosa ne sapeva, che era il grandissimo Oscar Wilde, il quale ha scritto: ogni influenza è immorale dal punto di vista scientifico, notate il termine, perché influenzare un individuo significa dargli la propria anima, e quindi aggiungeremo noi togliergli la sua magari, perché non, qualcosa si dà, qualcosa si prende, no, in cambio. Egli non pensa i suoi naturali pensieri, non arde delle sue naturali passioni, le sue virtù non corrispondono alla sua realtà, vuol dire che è decontestualizzato la persona. I suoi peccati, se i peccati esistono, questo è proprio un tema di Oscar Wilde, sono adottati, vuol dire che uno può diventare peggiore anche copiando qualcun altro senza saperlo. Non ha neanche la soddisfazione di dire l'ho fatto io, ho scelto io. Egli diventa l'eco della musica di un altro, è un eco, non è origine di nulla, l'attore di una parte che non è stata scritta per lui, non ci si ritrova. Realizzare completamente la nostra natura, questo è lo scopo per cui vive ciascuno di noi. E la prima domanda è: qual è la mia natura? Se c'è tutta questa confusione, una parte spirituale, ho tre tipi di cervelli e di menti, un sacco di parti positive e negative dentro di me, un sacco di abiti che mi hanno precedute, la mia natura qual è? Questo è il primo discrimine. Oggi si ha paura di se stessi. Questo è interessante, bisognerebbe capire di che cosa si ha paura, delle parti più delle parti positive o più di quelle negative. Abbiamo dimenticato il più alto dei tutti i doveri, il dovere che abbiamo verso noi stessi. Perché se noi abbiamo un dovere nei confronti di noi stessi, lo portiamo a termine, poi saremo anche responsabili nei confronti degli altri, altrimenti saremo inadatti al nostro ruolo. Naturalmente siamo caritatevoli, dice, diamo da mangiare agli affamati e vestiamo i mendicanti, ma le nostre anime muoiono di fame e sono nude.
silenzio.